Bentornati a una nuova puntata di Come Funziona. Torniamo a parlare di distribuzione. L'abbiamo fatto con un distributore, questa volta lo facciamo sempre con un distributore, ma con qualcuno che lavora direttamente con gli artisti. Ciao Fabrizio, grazie di essere qui con noi su questo fantomatico divano. Ti chiedo, allora, tu lavori per TuneCore, come si può notare anche dalla felpa che la dice lunga sul claim aziendale, e ti chiedo un po' di presentarti e raccontarci il tuo percorso e come sei arrivato fino a TuneCore. Grazie mille per l'invito, innanzitutto è un piacere essere qua. Sono Fabrizio, mi occupo di TuneCore Italia dal maggio del 2019. Prima ho vari passati. Vari passati. Mi occupavo di management, prima ancora ho fatto un lungo periodo nel booking, quindi live show, facciamo soprattutto elettronica, qualcosina urban. Quindi ho sempre lavorato negli ultimi 10-12 anni nel music business. Nel maggio 2019 sono approdato in TuneCore Italia e cerchiamo di dare un supporto agli artisti indipendenti per permettergli di portare la loro musica là fuori. Direi, dopo un decennio nell'industria, qualcosina ne sai, mi verrebbe da dire. E partiamo quindi proprio subito dal centro del nostro discorso, che è la distribuzione indipendente. Ad oggi, con tutte le possibilità che offre e dall'altro lato con tutto ciò che invece magari mette a disposizione quello che può essere una major o un distributore legato ad una major, perché un artista dovrebbe scegliere di affidarsi ad una distribuzione indipendente piuttosto che magari ad una realtà di altro tipo? I motivi possono essere più di uno. Innanzitutto, quello che è l'iter classico presuppone ancora dei cancelli, ossia la necessità di arrivare a un A&R, la necessità di portare i propri demo. Poi, ovvio, il processo è semplificato, certo, rispetto a quello che era 10-15 anni fa, in cui dovevi andare con i DAT. TuneCore elimina tutta questa cosa. Tu domani mattina hai il tuo brano, l'hai fatto, l'hai missato, l'hai masterizzato, sei soddisfatto del risultato, dopodomani lo puoi distribuire. Quindi questo è uno dei motivi principali, soprattutto per chi è veramente alle primissime armi, cioè per chi non ha ancora un profilo Spotify. Sì. Poi ci può essere l'artista che sceglie liberamente, pur avendo tutti i contatti del mondo, noi ne abbiamo diversi, che sceglie di rimanere su TuneCore perché è un progetto particolare, perché vuole mantenere diciamo il potere di scegliere la linea comunicativa, il potere assoluto di dire l'ultima parola su quello che è tutto l'aspetto artistico, promozionale, di marketing, di comunicazione. Ci possono essere tanti motivi a seconda del tipo di artista, ovviamente. Chiaro, quindi ovviamente ci sono, cioè li abbiamo già elencati, questi sono alcuni dei vantaggi relativi a scegliere di legarsi ad una realtà indipendente. Ce ne saranno altri da un punto di vista magari economico di cui parleremo dopo, probabilmente, e perché mi vengono in mente casi come, non lo so, forse uno dei più noti nel mondo del rap e dello urban, che è Russ in America, che ha deciso di rimanere indipendente, quindi voglio dire in qualche misura pagherà, altrimenti uno dici Russ perché fa questa scelta. Esatto. Ma facendo un passo indietro, quindi procedendo con ordine, da un punto di vista proprio tecnico e pratico, di che cos'è che ho bisogno per caricare un brano su un distributore? Semplicissimo, il master o i master, se si tratta di un album. Almeno la musica quindi, serve. Almeno la musica serve. La copertina, adesso se vogliamo scendere nel dettaglio, noi consigliamo un formato 3000x3000, in modo tale che insomma non ci siano problemi a livello di qualità dell'artwork poi sui vari store. Il testo, sempre meglio inserirlo, non è obbligatorio. In realtà, fine. È un processo estremamente semplice. Ah, proprio così, cioè, cotto e mangiato, come direbbe qualcuno. La lista dei creativi che vuoi accreditare, nel senso, ovviamente al di là dell'artista, sai, quando vai a fare clicchi col tasto destro, mostri informazioni, è sempre bello magari inserire, dare credito a chi arrangia, chi ti ha aiutato a arrangiare il brano, dove hai mixato il brano, insomma. Chi ti ha aiutato, se ti ha aiutato qualcuno. Poi, se non hai fatto davvero. Se non hai fatto, se non te la sei cantata e suonata. Il famoso one man show. Visto e considerato tutto il discorso dell'indipendenza, ma visto che anche da un lato comunque c'è un lavoro da parte del distributore, in che modo si dividono i guadagni tra il music creator e la piattaforma? Non si dividono. TuneCore restituisce il 100% di quello che esce dagli store. Tra l'altro noi non abbiamo middleman, quindi abbiamo deal diretti con gli store,
quello che esce su Spotify arriva in TuneCore e da TuneCore arriva al creator. Non c'è nessuna trattenuta, noi ovviamente lavoriamo per un piccolo fee che viene pagato ogni stavo per anno, chiederti dov'è la fregatura? Però di base non tratteniamo assolutamente nulla. Questo è uno delle cose che ci rende più orgogliosi, perché è veramente un potere aiutare gli artisti, capisci? È ovvio che è già bello riuscire a portare la musica degli artisti indipendenti in tutto il mondo, ma poter pensare anche di fornire agli artisti il 100% dell'economia che si genera dalle loro release per tegli permettere quindi di incassare qualche soldino, investirli nella musica, crescere nel corso del tempo, è un qualcosa che è un passo successivo. Quindi noi siamo molto 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 orgogliosi di questo. Quindi sostanzialmente non c'è nulla che viene detratto per quanto riguarda quello che produce il brano, c'è una sorta di tassa tra virgolette annuale? Sì, c'è una quota annuale che viene pagata a seconda di che tipo di release si distribuiscono. Noi tra l'altro siamo in grado di monetizzare anche dai social. Quindi monetizziamo Instagram, TikTok e via discorrendo, solo dalla componente social, quindi Instagram, TikTok, YouTube Music, tutto il catalogo Meta e quant'altro, abbiamo una trattenuta del 20%, ma solo da quello. Ah ok, quindi da quel punto di vista c'è cioè un 80-20 tra quell'artista. Esatto, ma solo dal punto di vista social, e tra l'altro se si sceglie di distribuire solo sui social non c'è neanche la nostra quota di iscrizione. Ah, perché c'è la possibilità di distribuire solo lì social, e non sulle piattaforme? Perché abbiamo notato, soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto con determinati social, era uscita una statistica qualche tempo fa, un'indagine di mercato che diceva che più del 75%, se non erro, degli utenti TikTok scopre nuovi artisti sulla piattaforma e va addirittura a cercarli sugli store tradizionali tipo Spotify. Per cui abbiamo detto, ma perché non dare la possibilità agli artisti di iniziare con una distribuzione solo social? A zero. Quindi 0 euro spesi, 0 quote di iscrizione, 0 tutto. C'è una piccola trattenuta, come ti dicevo, e poi sempre la possibilità di fare un upgrade e poi andarla a distribuire sugli store. Abbiamo detto, quindi abbiamo affrontato il discorso del come e del quanto. Adesso parliamo invece del cosa, e nello specifico cosa è che mette a disposizione dal punto di vista promozionale un distributore a cui un artista si affida per rimanere indipendente. Innanzitutto noi ti diamo tutti gli strumenti per, famoso termine, pitchare. Il pitch, ecco, vogliamo spiegare cos'è il famoso pitch? È un form tendenzialmente, un modulo che si va a compilare, che racconta un po' più nel profondo quella che è la tua release. Quindi non è solo il genere che vai a selezionare inizialmente, ma è un qualcosa di più profondo, il sottogenere, che tipo di strumenti si sono utilizzati, che tipo di energia comunichi con la tua traccia, una breve descrizione del progetto, in modo tale che chi sta all'interno degli store, quindi questi famosi editor che vanno poi a scegliere come popolare le playlist editoriali, possono avere un punto di vista più preciso di quella che è la tua release. Quindi noi, come nel momento in cui vai a distribuire qualsiasi cosa con noi, noi ti diamo già gli accessi istantanei a Apple Music, Spotify for Artists, dove troverai tutti gli strumenti per poter pitchare la tua release. Quindi questo è già un punto di partenza. Ovviamente è una cosa che dico sempre, ma non fa mai male ripeterla. Ripetita human. Bisogna seguire determinate regole. Cioè, se si va a distribuire un brano e si va a caricare su TuneCore il giorno prima della data di release, che si intende, un po' difficile, non che funzionerà mai questa cosa. E questo è una delle cose su cui vogliamo sempre, sempre, sempre ribadire l'importanza di caricare le release almeno 3 settimane prima. Ok, 3 settimane prima, quindi ce lo segniamo. Quindi questo è un consiglio, perché poi ovviamente si spende tanta fatica, cioè non è semplice produrre un brano, spesso è un lavoro di mesi, il missaggio non mi piace, sono ritornato a rifarlo, ho fatto masterizzare a qualcun altro, sono tornato di qua, e poi alla fine si butta via tutto perché è pronto oggi e deve uscire domani. Deve uscire domani. Le cose raffazzonate poi non pagano. E oltre agli strumenti di pitching, quindi a tutta questa possibilità che offrite agli artisti, ci sono anche iniziative o comunque attività che svolgete in favore degli artisti emergenti? Da un annetto circa noi abbiamo anche un social, abbiamo un canale social italiano, Instagram, tuncore.it, e
cerchiamo sempre di avere delle attività, delle iniziative. L'anno scorso abbiamo partecipato alla Incheck, abbiamo coinvolto degli artisti che hanno suonato all'interno della capsula, abbiamo fatto dei contest con svariate, con tanti partner per cercare di dare visibilità, dare delle opportunità. Abbiamo collaborato con tanti artisti per poter appunto dare una spinta a chi è veramente un artista emergente, lavora da solo, non è sempre semplice all'inizio, soprattutto per chi magari arriva da realtà magari di provincia, fuori dalle grandi città, per cui questa è una delle cose che con i nostri canali social cerchiamo di fare, iniziative a supporto che possano dare della visibilità a soprattutto dei progetti che escono da Tunecore, che sono davvero 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 interessanti. Quindi direi che comunque c'è un effort non da poco da questo punto di vista per gli artisti. E allora siamo arrivati al momento in cui prendiamo un attimo respiro e ci allontaniamo dalle tematiche scomode, cioè per quanto possono essere scomode dire che fate del bene agli artisti, e ti chiedo, siamo appunto al momento oggetto, quindi ti chiedo di tirare fuori quello che ci hai portato, perché io l'ho visto prima. Ne ho due. Due, bene. Ne ho due. Questo mi incuriosisci. È il primo in assoluto album che ho acquistato. Cioè nel senso, questa copia è la prima? No, non è questa copia. È in assoluto la cosa che mi ha fatto avvicinare al mondo della musica, nel senso che adesso facendola super breve, vengo da una famiglia dove non c'era un grosso consumo di musica. Ho un bellissimo ricordo di Lucio Dalla, perché si ascoltava in macchina e quant'altro, però non era una famiglia dove si consumava. E non c'era ancora Tunecore, non c'era Spotify, era non difficile. Non c'era Spotify, era difficile, non avevo ancora idea del futuro. Però quando avevo, era stato il 98, 99, avevo 10-11 anni, MTV, sì, la consumavamo, MTV Select, era un modo di scoprire cose nuove. Quasi l'unico. Quasi l'unico, e Under the Bridge. Disco storico dei Red Hot, di importanza non indifferente. È partito tutto l'iter. Papà mi compri una chitarra, papà... Ah, è stato proprio lo sblocco, sì, lo sblocco. È stato lo sblocco, sì, perché è tuttora un qualcosa, la chitarra clean, quindi quel tono super pulito, non distorto, è tuttora qualcosa che davvero, davvero, davvero mi tocca profondamente e mi ricorda quella sensazione del passare da guardo MTV in modo consumistico e non sono appassionato realmente a nulla, al figa sta roba della musica. Piace. Sì, poi c'è Give It Away in questo disco, che è uno dei miei pezzi preferiti di Red Hot, quindi grazie di averlo portato. E questo è un'altra cosa molto particolare. E qui invece sono fuori traccia. Perché poi, fast forward, 17 anni, si prova ad andare in discoteca, pessima esperienza, non mi piaceva nella maniera più assoluta. Finché un giorno, tramite amicizia, insomma, approdo in quello che è una cosa diversa, che era il club, che okay, non era la discoteca commerciale che avevo frequentato in qualche piccolo frangente, insomma, pre-vacanze, era il club, e questo è stato in assoluto il primo disco che ho sentito nel momento in cui sono entrato in questo club e ho detto: questa roba mi piace. Il club quindi è un'altra stata cosa, una sorta di riscoperta. Questo non è un disco facile, per chi se lo vuole sentire è Petter, che è un artista svedese, San Polifoni, è davvero davvero un disco difficile da di quelli da che non ascoltare. Passavano su MTV ai tempi. No. Questa roba qua è mezza techno, mezza acid, ha un interludio che è completamente in controbattuta, quasi un fuoritempo. Questo non è un disco facile. Non è un disco facile. Però rappresenta il momento in cui ho anche iniziato a dire: potrei iniziare a cercare di essere coinvolto dal punto di vista lavorativo in questa cosa. Infatti da lì ho iniziato a suonare, poi sono passato al booking perché ho conosciuto un'agenzia di booking, ho cominciato a lavorarci sempre di più, sono diventato un agente, sono diventato un manager, ho aperto un'etichetta, sono arrivato in Tunecore. Quindi questo interludio in controbattuta è stato la seconda epifania. È l'under the bridge della musica elettronica. Under the bridge underground. No, bellissima, bellissima storia. Poi ascolteremo sicuramente. Mi ha incuriosito tantissimo con il secondo, il primo lo so a memoria, ma
spero che lo sappiate tutti a memoria, perché è un disco troppo iconico, ragazzi. Dovete saperlo a memoria. E torniamo al nostro. Prima abbiamo accennato appunto che tra gli strumenti che mettete a disposizione c'è la possibilità di fare pitching, e proviamo a sfatare questo mito. È vero che non è impossibile entrare nelle playlist editoriali delle piattaforme da indipendenti? Ma nella maniera più assoluta. Noi ogni settimana abbiamo artisti TuneCore completamente indipendenti che arrivano nelle New Music Friday, nel Sangue Giovane, in tutte quelle che sono le playlist editoriali, perché poi ovviamente con TuneCore distribuiamo tanto hip hop, quanto elettronica, quanto neomelodica, quanto qualsiasi tipo di genere. Abbiamo dei progetti che sono nati interamente su TuneCore. Siamo molto orgogliosi, soprattutto nell'ultimo periodo, ne parlo visto che l'altro giorno c'è stato il live all'Alcatraz di Teo, Plante e Fix, che sono completamente nati su TuneCore. È un progetto che è stato sviluppato all'inizio su TuneCore. Noi siamo super orgogliosi del loro percorso, ma abbiamo anche tanti artisti di cui siamo super orgogliosi che ogni settimana riescono a agguantare la Music Friday, piuttosto che Indie Triste, piuttosto che tutte quelle che sono le playlist. Perché c'è sempre più attenzione anche da parte degli store nel proporre contenuti nuovi di qualità, perché è la loro priorità è cercare di popolare queste playlist con qualcosa che possa veramente fare la differenza e che possa veramente coinvolgere l'ascoltatore a, insomma, seguire quella playlist. Sì. Siamo molto contenti di vedere che gli store fanno sempre più attenzione a quelle che sono le novità in arrivo da distributori indipendenti, perché spesso ci sono artisti che tirano fuori qualcosa di veramente diverso. Infatti colgo la palla al balzo per chiederti appunto, store, DSP, li chiamiamo in mille modi, piattaforme di streaming, che tipo di accordi o di relazioni, per meglio dire, ci sono tra TuneCore e queste realtà? Noi, come ti dicevo prima, abbiamo dei deal diretti, quindi non c'è il middleman, che non so, non ha una traduzione italiana, credo. L'uomo di mezzo. L'uomo di mezzo, cioè non c'è una società che fa recupero delle royalty che poi paga il distributore, che poi il distributore paga. Cioè c'è un filo diretto, quindi anche questo un altro modo per assicurarci che quello che viene generato dalle release dei nostri artisti venga il più possibile, e finalmente, cioè nel senso, a 15 anni dal lancio di TuneCore siamo orgogliosi di poter dire che tutti, il 100%, ogni singolo centesimo che esce dagli store arriva in tasca al creator, arriva in tasca all'artista. Questa è la cosa fondamentale, perché poi, ripeto, parliamo di artisti che sono giovani, hanno bisogno di economia. Hanno bisogno di economie, hanno bisogno di capire come funziona la music industry, e la trasparenza che noi offriamo sotto questo punto di vista gli permette, attraverso i report che generiamo, attraverso tutte le statistiche che offriamo ai nostri artisti, permette di avere una visione chiara, senza sorprese. I soldi sono tracciati in modo super sicuro, quindi... Quindi ciascun artista ha modo di verificare quali sono i proventi da ciascun singolo store, da ciascuna release, tutto nero su bianco. I report che offriamo sono del tutto simili a quelli di qualsiasi etichetta discografica, quindi report super precisi, dettagliati, per release, per anno, per mese, scaricabili in CSV per chi è come più si nerd, vuole, sì. Per poterselo guardare in Excel e farsi tutti i propri conti. Sì, assolutamente. Quindi, ok, avete eliminato il middleman, l'uomo di mezzo, ma ovviamente immagino che non siate tu e i tuoi colleghi a andare a consegnare assegni e contanti agli artisti, quindi in quale modo poi vengono liquidati? Allora, dipende dal distributore. Come TuneCore, noi paghiamo ogni mese il 27. Ah, proprio siete rimasti affezionati a San Paganino? Siamo rimasti affezionati. Come si suol dire? Noi ogni mese eroghiamo, ovviamente con qualche mese in differita, a seconda dello store, di media sono 2 mesi in differita, andiamo a erogare quello che è il generato dei mesi precedenti, del mese precedente, e viene accreditato sul conto, sull'account TuneCore, e poi da lì l'artista ha la possibilità di prelevare a mezzo Pioneer e di andare a prelevare quello che è il suo guadagno. Non c'è un minimo, non c'è un massimo, si può lasciare lì fin tanto che si raggiunge una determinata quota, si può andare a prelevare ogni mese, cioè diamo libertà totale, assoluta. Totale sì, discrezionalità. Sì.
E, abbiamo detto ovviamente eliminando quando, quindi questo famigerato middleman, altre società, però ho l'impressione ovviamente che sia sempre responsabilità dell'artista depositare i brani presso una società di collecting per sperare di ricavare i proventi del diritto d'autore. È ovvio che noi ci occupiamo di distribuzione. Poi, sì, assolutamente, tra l'altro avete avuto anche degli ospiti che hanno discusso di questo in passato, sì. La parte editoriale non è una parte da sottovalutare, è una parte di cui occuparsi. Noi lasciamo completamente liberi gli artisti, offriamo comunque anche un servizio in cui TuneCore può comportarsi. Ah, c'è la possibilità. Sì, c'è un servizio con una piccola quota aggiuntiva in cui noi diciamo andiamo anche a recuperare quelle che sono i diritti editoriali, però lasciamo completamente liberi. È ovvio che la cosa da non fare è, visto che si è completamente liberi, non farlo. Non depositare. Quella è la cosa da non fare. Però diciamo che sì, assolutamente. Quindi date anche la possibilità come valore aggiunto di appoggiarvi a voi per questo... Componente fondamentale, innanzitutto per tutelarci. Sono soldini extra e fa parte del music business, quindi prima lo si impara meglio è. So che magari... Insomma, poi è sempre più semplice andando avanti con sì. il tempo. Cioè adesso per fortuna. A 15 anni fa per fortuna. È una passeggiata di salute. È vero, è vero. E però appunto è sempre meglio sottolineare quanto sia importante portare avanti entrambi gli aspetti. Quindi ricapitolando, perché stiamo arrivando in chiusura, sono un artista emergente. Digito www.tunecore.com. It. Perché sono in Italia. Puoi farlo it. Esatto, posso farlo it. Abbiamo il dominio ad hoc. Che cosa mi trovo davanti, nel senso quali sono gli step per depositare il mio primo brano? Cioè, depositare, caricare. In alto a destra, iscriviti, classico processo di registrazione, mail, una password generata, il link che ti arriva sulla mail. Non richiedete sacrifici, insomma, no, riti. Niente di tutto questo. Da lì in poi hai una schermata che ti riepiloga le due cose che puoi fare, tre, distribuzione solo social o distribuzione singolo o distribuzione album. E a quel punto, se si vuole distribuire un album, si clicca su distribuisci il mio primo album e lì ti segue passo passo. Cioè non puoi letteralmente sbagliare, perché ogni punto richiede il completamento del punto precedente. Ovviamente non ti fa proseguire se tutto non è preciso, non segue le linee guida. Quindi non si può sbagliare, si arriva alla fine del processo, si riceve la mail, si sceglie ovviamente la data in cui si vuole distribuire ancora. Mettetela in là, dopo qualche giorno, di norma 2-3 giorni, arriva una mail di conferma che dice ok, abbiamo revisionato, è stata mandata agli store, tutto ok, la tua release è pronta e se hai fatto le cose fatte bene, quindi hai reclamato il tuo profilo Spotify for Artist facendo il login, dopo di solito una settimana compare il messaggio all'interno di Spotify for Artist dove ti dice ok, abbiamo rilevato che la tua release è pronta per essere rilasciata in data X, vuoi fare il pitch e a quel punto devi solo fare sì tutto... e proseguire. Ok, quindi nel momento in cui appunto si fa tutto questo, voi consegnate le credenziali per i vari store per quanto riguarda il disco. Usiamo neanche Spotify. Hai proprio l'accesso diretto. Hai già l'accesso abbiamo diretto. Abbiamo un accordo con Spotify per cui noi diamo l'accesso direttamente, c'è proprio una sezione all'interno di TuneCore, selezioni quindi l'artista. Quindi tu da TuneCore poi vai sul boom. Quindi ovviamente poi ti fa legare l'account Spotify e da quel punto poi TuneCore ti ha solo consegnato le chiavi di accesso, ma è istantaneo. Quindi puoi tenere tutto sotto controllo da dashboard di TuneCore. Il giorno dopo che tu... Quando tu hai una release pronta, tu già in 3 giorni idealmente sei pronto a fare tutto quello che vuoi fare, entro una settimana fai il pitch e poi si tratta solo di aspettare quelle 2 settimane extra che noi consigliamo per dare la possibilità di, insomma, al pitch di avere effetto, efficacia. In cui puoi dedicarti poi al miliardo certo, di attività promozionali di attività possibili che puoi... per dare sostegno alla tua release. Bene, quindi seguito passo passo, tutto chiarissimo, quindi a prova di inesperto sostanzialmente. Assolutamente, sì. E, siamo arrivati alla fine, io l'ultima cosa che voglio chiederti è, immagino che io sia un artista emergente, completamente alle prime armi, completamente sbandato. Quale sarebbe il primo consiglio che mi dai nel momento in cui io voglio cimentarmi in una release su TuneCore? Allora, facciamo un passo indietro. Il primo consiglio che ti do è iniziare a rilasciare la tua musica, perché spesso l'ostacolo è proprio quello, cioè non decidersi a iniziare a buttare fuori la propria musica. La tua musica, per quanto bella, se rimane sul tuo SSD del tuo MacBook, rimane lì. Ma anche perché nel processo artistico è fondamentale avere i feedback. Nel senso, come artista devi andare dritto per la tua strada.
però devi cercare di capire che cosa piace, che cosa non piace, devi avere un'idea di quello che è il riscontro che hai, non solo tra la tua cerchia ristretta di persone a cui fai ascoltare la tua musica, ma in generale. Quindi, primo consiglio, facendo un passo indietro, è deciditi a rilasciare la tua roba in modo regolare. Primo consiglio. Secondo, prenditi del tempo. Ok, ci hai speso sangue, soldi, fatica, notti insonni, dubbi a voler rifare 10 volte le cose perché non ti piaceva come erano. Prenditi del tempo, non correre. So che c'è sempre l'ansia da me lo sento adesso, deve uscire adesso, però non è così che deve essere. E qua mi permetto di utilizzare due case history di errori che fanno i nostri clienti. Non fare l'errore di dire lo distribuisco solo su 4 o 5 store perché così concentro il play lì, non funziona così. Mandalo ovunque e mandalo in tutto il mondo, perché non è detto che qualcuno che debba stare in un altro paese non abbia la libertà di ascoltarti. Non è giusto che qualcuno che ha scelto un servizio diverso da quelli che tu ti immagini essere i principali e lo ha pagato non trovi la tua release. E non ti preoccupare che dovesse succedere, una persona non cambia il proprio store preferito per ascoltare la musica perché tu stai solo su un altro. Quindi quella cosa qua non funziona, non farla. Distribuisci ovunque, in tutti gli store. Quindi questi sono due errori che purtroppo si fanno e che non devi fare. Fabrizio, io ti ringrazio per averci portato appunto la storia di TuneCore, Independent as Fuck, come leggo. Quindi ragazzi, se avete la voglia di mettervi in gioco con la musica e volete farlo da indipendenti, www.tunecore.it è una delle possibilità che vi vengono offerte. Fabrizio, grazie di averci raccontato il come e speriamo di riaverti presto su questo divano per raccontarci le prossime iniziative di TuneCore. Quando volete, grazie a tutti. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Come Funziona.